Ben ritrovati qui sulle Fonti TV, nuova puntata di Doppio Binario, argomento del giorno, Gabriele. Parliamo di giustizia amministrativa e di un raffronto tra la giurisdizione amministrativa italiana e quella internazionale, ma lo faremo come sempre grazie ai nostri ospiti. A A tra poco. tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Nella puntata di oggi parleremo, come anticipato in apertura, della giurisdizione amministrativa e delle sue attualità. E lo faremo con i nostri ospiti in collegamento, che saluto, partendo dall'avvocato Carlo Maninconico, fondatore dello studio legale Maninconico. Ben arrivato. Grazie molte, anche da parte mia, migliori saluti. E saluto anche l'avvocato Domenico Gentile, fondatore dello studio legale Legal Research Gentile e Partners. Ben arrivato anche a lei. Grazie, buongiorno anche a voi. Dunque, iniziare proprio con l'avvocato Malinconico. Arriviamo subito al dunque. Qual è lo stato attuale della giurisdizione amministrativa e se le riforme degli ultimi anni hanno veramente inciso favorevolmente alla durata dei processi? Cosa ci può dire in merito? Allora, innanzitutto vorrei rivolgere, oggi siamo stati colpiti da una tristissima notizia, la scomparsa di Antonio Catricalà, che è stato gran parte della giurisdizione amministrativa come consigliere di Stato, e tra l'altro siamo stati colleghi, e questa scomparsa ci ha molto addolorato e impressionato. Detto questo, effettivamente la giurisdizione amministrativa ha una a sua attualità perché si è ammodernata anche recentemente con il nuovo codice del processo amministrativo e quindi ha una capacità di adeguarsi ai tempi che sono necessari ormai, tanto è vero per l'esercizio della giustizia, insomma. Tanto è vero che anche come sappiamo nella recente vicenda del Recovery Plan, l'Europa ci ha sottolineato che è importante che la giustizia sia oggetto di una riforma proprio per evitare una lunghezza eccessiva dei processi. Ecco, la giustizia amministrativa si è in questo modo messa già per tempo, per dire così, in regola, perché oggi i giudizi davanti al giudice amministrativo, intendendo TAR e Consiglio di Stato, sono piuttosto rapidi, soprattutto se confrontati con la giurisdizione civile. E dico questo perché questa capacità della giustizia amministrativa è significativa perché non solo, come naturale e normale in questo campo, il ricorso deve essere proposto in tempi piuttosto brevi, no? Normalmente 60 giorni, ma in certi casi per materie più rilevanti addirittura 30 giorni. Ma poi anche perché c'è una procedura che aiuta a andare direttamente al collegio e quindi a non perdere tempo e nello stesso tempo il codice del processo amministrativo ha fornito al giudice amministrativo tutta una serie di mezzi istruttori che prima non c'erano, per cui effettivamente diventa rapida ma anche effettiva. La ringrazio, io poi naturalmente tornerò da lei anche perché voglio approfondire anche un po' il rapporto tra quello che è il giudice amministrativo italiano e le istituzioni, insomma, comunitarie. Però prima di passare a questa domanda volevo appunto a questo punto passare la parola all'avvocato Gentile, al quale chiedo dunque quali sono i settori del diritto pubblico e dell'economia che sono attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo. Sì, grazie. Sì, per parlare di diritto pubblico dell'economia mi sia consentita una breve premessa in relazione a quali sono le competenze del giudice amministrativo. La nostra Costituzione
Costituzione affida al giudice amministrativo, come è noto, la giurisdizione in materia di interessi legittimi, che sono posizioni di vantaggio che ciascun cittadino vanta rispetto alla collettività e il cui esercizio è sottoposto alle scelte, spesso anche discrezionali, del pubblico potere, cui spetta di contemperare evidentemente gli interessi individuali con quelli collettivi. La dottrina amministrativistica ha a lungo dibattuto sulla distinzione tra diritti e interessi, individuando anche sottocategorie come quelle del diritto affievolito dall'esercizio del potere, evidentemente, come ad esempio si pensi all'espropriazione, o al diritto in attesa di espansione, si pensi alle autorizzazioni amministrative, ad esempio all'esercizio di un'attività economica. E questo sforzo ricostruttivo però comportava negli anni 80, prima degli anni 90, insomma, che intervenissero le grandi riforme, delle difficoltà e incertezze applicative non facilmente superabili, che si ponevano proprio d'ostacolo a uno sviluppo economico veloce e sano come quello richiesto dalla globalizzazione. Così proprio sul finire degli anni del secolo scorso, diciamo degli anni 90, nel 98 mi pare col decreto legislativo 80 se non ricordo male, si iniziarono ad attribuire delle competenze più estese al giudice amministrativo, quindi competenze sia in materia di interessi che in materia di diritti. Si dice in questo caso la competenza esclusiva, no? In tante materie il giudice amministrativo ha una competenza esclusiva, quindi si occupa proprio dei diritti e quindi del quando sono esercitati, coinvolti pubblici poteri, e anche di interessi e quindi anche di diritti. Questo è proprio il caso, per venire alla sua domanda, del diritto pubblico dell'economia, delle materie che involgono il diritto pubblico dell'economia, che in genere sono ricondotte molto alle attività che sono sotto tutela, sotto la giurisdizione, diciamo, delle autorità amministrative indipendenti. Pensi alla materia dell'antitrust, che tutela la libera concorrenza, o alla garante della privacy, per dire quelli più noti, anche per le conseguenze, per quanto sono involti in questi settori, la new economy, si pensi ad esempio a tutta l'economia dei millennials e delle app, degli sviluppi dei siti informatici e quant'altro. Ecco, questo diciamo per dire che nel diritto amministrativo e nella giurisdizione amministrativa sono confluite una serie di materie che hanno notevolissimo impatto sull'economia reale, ed è per questo probabilmente che diciamo, si parla sempre del giudice amministrativo, della giustizia amministrativa, nel bene e nel male. Ma devo dire, come diceva bene prima il professor Malinconico, il processo amministrativo ha avuto uno sviluppo e ha anche una velocità oggigiorno tale da poter fare invidia a quello dei giudici ordinari. Quando le corti sovranazionali ci richiamano a dovere di osservare i tempi diciamo normali della giustizia, ci richiamano più per i ritardi che la giustizia italiana ha nel giudizio ordinario, nel giudizio ordinario che tutela appunto i diritti soggettivi, e non tanto per quelli evidentemente della giustizia amministrativa, che sono invece molto molto più rapidi e anche, come dirà adesso il professor Malinconico, ma se mi è consentito poi tornare sull'argomento, perché è un argomento diciamo che influisce molto sugli appalti pubblici, sulla contrattualistica pubblica, è sempre di attualità in quel settore lì, ogni governo ne parla. Poi quindi se piacere ne ritorneremo. Assolutamente sì, poi naturalmente ritornerò anche a farle una domanda proprio sugli appalti pubblici a tal proposito. Ritorno allora a questo punto all'avvocato Malinconico, al quale, come anticipato già prima, volevo approfondire appunto qual è il rapporto tra il giudice amministrativo italiano e quelle che sono le istituzioni della giustizia comunitaria. Ecco, vediamo un attimo quali sono i rapporti. Allora, inizialmente sono stati timidi, nel senso che c'era una certa ritrosia a rimettere le questioni davanti alla Corte di Giustizia europea. E quindi siamo passati da una ritrosia e adesso invece c'è una forte integrazione. Si parla effettivamente di una cooperazione tra le corti,
Perché naturalmente, come ha detto la Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia si occupa e ha una competenza esclusiva nell'applicazione, nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto comunitario. Però richiede che questa sua funzione, che ci sia un giudice nazionale che rimette la questione alla Corte di Giustizia, perché solo in questo modo si ha l'accesso, a parte i casi di ricorsi diretti al Tribunale, ma qui non voglio insistere tanto su questa cosa per non allungare i tempi della nostra discussione. Però effettivamente c'è stata una forte evoluzione di questi rapporti tra le corti nazionali e soprattutto la giurisdizione amministrativa e la Corte di Giustizia, che ha dato luogo a pronunce fondamentali. Noi forse non ce ne accorgiamo nella vita di tutti i giorni, ma indubbiamente se pensiamo. Ma ecco, adesso mi viene in mente già il caso del calcio, no? Le nostre squadre nazionali adesso sono piene, diciamo, di stranieri. Non so se sia un bene o un male, però effettivamente questo dipende da una sentenza della Corte di Giustizia, tanto per intenderci. E quindi, così come quando si parla di libertà di circolazione, di aiuti di Stato, la presenza della Corte di Giustizia è fondamentale e il rapporto, la collaborazione tra le corti, soprattutto amministrative, e la giustizia comunitaria è fondamentale, tanto più che, come ricordava l'avvocato Gentile, la competenza in materia economica del giudice amministrativo si è molto allargata. E siccome in questi casi molto spesso si ha a che fare con i poteri pubblici, ecco che il ricorso alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale per l'interpretazione, come dicevo, del diritto comunitario e la sua validità diventa fondamentale. E quindi ecco perché diventa importante proprio questa cooperazione tra corti. La ringrazio. Io adesso passo invece la parola per un ultimo intervento all'avvocato Gentile che, come stava già anticipando in precedenza, volevo appunto andare ad approfondire un po' l'aspetto degli appalti pubblici, chiedendole appunto quali negli appalti pubblici quali sono gli aspetti più rilevanti con riferimento alla giurisdizione amministrativa. Sì, lo dicevamo prima, è un aspetto sul quale bene o male, cioè, è sempre di attualità e sul quale bene o male ogni governo interviene o comunque dice di intervenire. Chi magari con programmi minacciosi, ricorderete i primi governi Prodi, insomma, Prodi che voleva chiudere la giustizia amministrativa, voleva attribuire tutto al giudice ordinario. Chi con programmi di riforma più o meno ampia, più o meno poi effettivamente attuata. In realtà non solo il codice del processo amministrativo del 2010, ma sul codice del 2010 sono intervenuti tante volte, sempre con programmi di snellimento, di accelerazioni dei processi che molto spesso incidono anche sulle garanzie del contraddittorio, cioè vanno ad affievolire in qualche misura e a comprimere i diritti che noi avvocati facciamo valere davanti al giudice. Anche, devo dire, purtroppo, con un inasprimento elevatissimo dei contributi unificati, cioè della tassa che si paga per poter proporre il ricorso, che oggi è diventata davvero spropositata. Lei pensi che un ricorso al TAR solo di tasse per un appalto piccolo costa 6.000 euro oggi? È il Consiglio di Stato, diciamo, è il contributo unificato più alto che ci sia in tutta la giustizia. Il ricorso al Consiglio di Stato, l'appello contro la sentenza del TAR costa 9.000 euro, quindi se fai i conti, 15.000 euro soltanto per pagare le tasse di giustizia è un po' una barriera preclusiva che purtroppo, devo dire, la Corte di Giustizia ha tuttavia considerato conforme al principio di effettività della tutela. Dicevamo, questi programmi di
diciamo, di questi interventi ripetuti e anche queste, in qualche misura queste minacce di chiusura della giustizia amministrativa, devono sempre fare il conto poi con i principi comunitari di cui parlava bene il professor Malinconi, che il principio di effettività della tutela innanzitutto, effettività che vuol dire anche velocità e snellezza del rito. Il rito appalti è il rito più accelerato, più veloce che ci sia in assoluto in tutta la giurisdizione, in tutta la giustizia italiana. Lei consideri che le ultime norme hanno imposto la conclusione del giudizio addirittura in 90 giorni, ecco, questo non avviene ancora, ma la fase cautelare è brevissima e in realtà i guai e le lungaggini che vengono attribuite alla giustizia amministrativa sono più dipendenti dalla parte dell'esecuzione dell'appalto, cioè dal momento in cui l'appalto viene aggiudicato, e allora lì non c'è più competenza del giudice amministrativo ma c'è competenza del giudice ordinario, e diciamo, come dicevo prima, invece le cause davanti al giudice ordinario durano tanto, tanto e tanto di più. Tanti tanti profili, insomma, qua il tempo è breve e non possiamo intrattenervi, lo capiamo bene, ma a partire dalla discrezionalità, cioè dal giudizio dal potere di intervento del giudice amministrativo sugli aspetti discrezionali della pubblica amministrazione, che è un punto delicato, lì dove appunto il giudice deve indagare e deve interferire in qualche misura con l'esercizio del potere che è rimesso invece all'amministrazione, quindi c'è il pericolo di intaccare la classica separazione dei poteri, del potere amministrativo e di quello giudiziario in questi casi. Il problema della prevedibilità delle decisioni, per cui si è ampliato il ricorso al massimo organo della giustizia amministrativa, che è l'adunanza plenaria. Oggi, col codice amministrativo, veramente da un po' di anni, quindi da un decennio, la singola sezione del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 99,3, è tenuta a rimettere la questione che sia oggetto di contrasto tra le sezioni, è tenuta a rimetterla all'adunanza plenaria, che esercita il potere di nomofilachia che nell'ambito della giurisdizione ordinaria esercitano le sezioni unite della Cassazione. E quindi si è creato anche un dialogo tra queste alte corti, come si diceva prima, anche che poi dialogano a livello sovranazionale con la Corte di Giustizia, con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per cui alla fine si giunge a decisioni che dovrebbero essere quelle e diventare quelle stabili e comportare la prevedibilità della risposta del giudice e quindi la prevedibilità anche della legittimità o meno dell'atto da parte dell'amministrazione. Avvocato Gentile, la ringrazio, ringrazio per il suo intervento e per essere stato qui con noi oggi. Grazie, grazie a voi. E ovviamente speriamo di poter avere anche nelle prossime puntate magari occasione di approfondire ancora di più questi argomenti che sono comunque molto, molto interessanti. E saluto naturalmente l'avvocato Malinconico ringraziandolo per il suo contributo. Grazie molte, grazie ancora dell'intervista. Bene, io ovviamente invito i nostri amici a restare qui con noi perché pochi minuti di pubblicità, poi si rientrerà qui in studio con la seconda parte di Doppio Binario. Non mancate, a tra poco. Rieccoci in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare di giustizia amministrativa e in particolare ci concentreremo anche su come diciamo, l'esempio della giustizia, della giurisdizione amministrativa può essere utile per la gestione dei riti di natura invece civile, e vedremo anche un esempio specifico che riguarda il TAR Lombardia. Lo faremo grazie ai nostri ospiti che vi presento e che sono l'avvocato Carlo Malinconico, fondatore dello studio legale Malinconico, ancora con noi. Buongiorno. Buona giornata a tutti. Grazie. E il dottor Lorenzo Cordì, magistrato amministrativo referendario presso il TAR Milano. Buongiorno e benvenuto. Grazie, grazie anche a voi, buongiorno. Ecco, avvocato Malinconico, io parto da lei e le chiedo quali esperienze della giurisdizione amministrativa possono servire da esempio per la giurisdizione invece civile, al fine chiaramente di accelerare i giudizi civili, che come insomma sappiamo è l'annoso
problema che riguarda il sistema giustizia in generale ed è stato messo anche dal nuovo Premier Draghi e chiaramente dal neo ministro Cartabia come punto cardine, quello insomma di accelerare la giustizia civile. Prego. Allora, effettivamente quello della giustizia è un campo assolutamente cruciale anche per la velocità dei processi che diventa fondamentale soprattutto quando interferisce con le attività economiche, perché nel momento in cui si ritiene di intervenire con le risorse europee, è chiaro che l'Europa ci chiede uno sforzo di riforma anche e soprattutto, direi io, nella giustizia, nel campo della giustizia. Quindi, Certo. allora, senza fare peccati di presunzione, però effettivamente la giurisdizione amministrativa, il processo amministrativo, sì, negli ultimi anni, anche con il nuovo codice del processo amministrativo, si è molto allineata agli standard europei, a mio avviso. E quindi effettivamente oggi il processo amministrativo, soprattutto nelle questioni più rilevanti, è un processo piuttosto veloce. E quindi obiettivamente realizza questo obiettivo. La domanda è, appunto, cosa insegna? Perché il processo Qual è amministrativo? il Allora, trucco, io diciamo? cerco di dare una risposta Sì. da quello che io ho vissuto e vivo. Allora, io credo che il vantaggio del processo amministrativo sia quello di portare immediatamente le parti davanti al giudice, al collegio decidente. E questo che poi se il collegio decidente ritiene ci siano esigenze di istruttoria, lo fa ovviamente, perché non dimentichiamo che il processo amministrativo ha dato al giudice amministrativo una serie di competenze in materia istruttoria che oggi come oggi mettono sullo stesso piano il processo davanti al giudice amministrativo per quanto riguarda l'istruttoria con il processo civile. E quindi necessariamente però il processo amministrativo, con il fatto di portare direttamente le parti davanti al collegio, che poi deciderà se serve una istruttoria, quale istruttoria serve, ecco. Mentre invece nel processo civile assistiamo a una serie di scambio, a parte gli atti introduttivi, la citazione, la comparsa di risposta, una serie di adempimenti, per esempio sulle prove, si discute, ci sono tre memorie con altrettanti termini e qui è chiaro che per discutere di ciò che è rilevante, dare la possibilità alle parti di modificare o integrare le domande. È chiaro che in questo modo i tempi si allungano e quindi io credo che dal processo amministrativo si possa prendere questa parte, che è quella che io ritengo più positiva, cioè il fatto dell'accelerazione nel portare le parti davanti al giudice e evitando una serie di riti che a mio avviso nel processo civile non hanno funzionato, perché anche nei confronti del Tribunale delle Imprese io credo che le speranze, le attese che si avevano con l'introduzione di questi processi, modelli, sono stati sostanzialmente frustrati. Certo, quindi insomma è proprio nella prima fase, a suo avviso, che si crea poi tra virgolette, un primo tappo nel processo civile, perché poi chiaramente ce ne sono tanti altri, però già risolvendo insomma, la prima parte, accelerandola, si creerebbe insomma, un giudizio più snello. Ecco, dottor Cordì, io le chiedo invece in che modo la legislazione europea può
può influire in modo positivo sulla giurisdizione amministrativa invece. Sì, diciamo che il rapporto fra il diritto dell'Unione Europea e l'ordinamento interno è un rapporto che vede il diritto dell'Unione Europea ormai investire completamente molti settori dell'ordinamento, in particolare il diritto sostanziale, ma direttamente o indirettamente anche il diritto processuale. È ricorrente nella giurisprudenza della Corte di Giustizia sentir parlare di autonomia procedurale degli Stati, che è una formula con il quale si intende preservare le scelte dei singoli ordinamenti nell'apprestare, diciamo, i modelli di giustizia. Però è una formula che va intesa secondo quelle che sono le altre direttrici della giurisprudenza della Corte di Giustizia, che lascia sì gli Stati liberi di allestire modelli secondo anche le tradizioni processuali degli stati stessi, ma che punta all'effettività, cioè vuole un giudice il cui complesso di regole sia sì determinato dai singoli stati, secondo come diceva appunto le tradizioni processuali dei singoli stati, ma è importante che si raggiunga l'obiettivo dell'attuazione del diritto dell'Unione Europea. E da questo punto di vista quella separazione tra diritto materiale e diritto processuale viene meno, anzi vuol dire che sia proprio il diritto processuale ad essere forse, potremmo dire, quasi una sorta di falange plitica ormai del diritto comunitario, perché è il giudice lo strumento attraverso il quale l'Unione realizza, insieme ovviamente anche ad altri soggetti istituzionali, ma realizza l'attuazione del diritto dell'Unione. Quindi sicuramente il ruolo del giudice è centrale, lo è anche perché la pluralità di fonti che ci sono fanno sì che debba essere il giudice poi a districarsi all'interno di una serie di regole, spesso fra loro non neanche ben coordinate. C'è l'esempio della pandemia, citata anche nella relazione introduttiva del presidente Patroni Griffi, a testimonianza proprio della complessità del dato normativo attuale e della necessità del giudice poi di trovare la quadra, diciamo, in maniera molto, molto diretta. Quindi sicuramente c'è un'incidenza e gli elementi positivi sono vari. Io penso alla riforma che è stata fatta in materia cautelare, che ha recepito forse alcune indicazioni che venivano dalla Corte di Giustizia. Penso al settore della private law enforcement, all'economia con cui faceva riferimento anche il professor Malinconico, dove lì si introduce un meccanismo di sindacato giurisdizionale. Non dico nuovo perché ormai il sistema della giustizia amministrativa si è attrezzato da tempo su quello, ma sicuramente rispetto al passato con dei tratti di rilievo perché si deve dare al giudice la possibilità di conoscere il fatto e la possibilità di fare un sindacato di quelle che sono state le scelte adottate. Questa tutela del principio di concorrenza che è uno dei principi su cui si fonda il diritto dell'Unione. Penso in ultimo, ma gli esempi sono tanti, a quel rapporto ricorso incidentale, ricorso principale, ricorso incidentale, in cui si assiste spesso negli ambiti del contenzioso più rilevante del giudice amministrativo, che è quello degli appalti, che oggi viene rivisitato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia attraverso un dialogo che è stato sì molto faticoso, ma che oggi sembra essere arrivato forse a un punto di assestamento a testimonianza di come poi questo dialogo possa essere proficuo anche per rivedere magari categorie classiche del diritto processuale amministrativo come la legittimazione a ricorrere nel rito degli appalti. Certo, ecco, Avvocato Malinconico, per quanto riguarda appunto sempre l'esercizio della giurisdizione amministrativa, le chiedo quali sono i più rilevanti aspetti che riguardano proprio la tutela della concorrenza e anche le chiedo se davvero la giurisdizione amministrativa riesce a essere efficace come dovrebbe essere in linea teorica chiaramente quella civile. Sì, effettivamente, nella tutela della concorrenza si sono fatti molti passi avanti perché si è deciso sostanzialmente che il giudice amministrativo che è competente per quanto riguarda l'impugnazione degli atti dell'autorità della concorrenza, la cosiddetta antitrust, ha una competenza anche istruttoria piena. Certo, è chiaro che si deve fare i conti con ipotesi
che non sempre ovviamente hanno una prova piena, no? Cioè richiedere la prova di un'intesa o di un abuso di posizione dominante significherebbe in qualche modo probabilmente immaginare comportamenti molto ingenui, no? Da parte dei soggetti del mercato, mentre invece così non è, e quindi molto spesso si deve ricorrere a indizi. Però la giurisprudenza amministrativa ha molto insistito sul fatto che si deve trattare comunque non della cosiddetta smoking gun, no? Che sarebbe troppo facile invocare, ma indizi seri, precisi e concordanti per far sì che questi indizi diventino una prova, come si dice, più probabile che non, insomma, nel senso che effettivamente questa scansione del processo amministrativo deve arrivare a una conclusione di probabilità, insomma. Ecco. Allora, se questo è, quindi se la vicenda sta come si diceva, è chiaro che nel campo della concorrenza e quindi è importante che ci sia questo sindacato del giudice amministrativo che, appunto, proprio perché ha una pienezza di indagine su questi elementi, poi consente che il giudice civile, se investito dei danni che sono stati provocati a imprese che sono state vittime, di questi abusi, o intese illecite, possano chiedere il risarcimento al giudice civile, il quale non dovrà ripercorrere tutta la trafila, insomma, dell'accertamento, ma si baserà sul giudicato amministrativo e si discuterà sostanzialmente solo, si fa per dire, ma solo del risarcimento, dell'ammontare del danno che è richiesto. Ecco quindi che questa rivoluzione, per dire così, ha determinato da un lato il maggior peso della giustizia amministrativa e dall'altro una forte integrazione con la giustizia civile. Certo, ecco, dottor Cordiglio, adesso le chiedo appunto, sfruttando proprio la sua specifica esperienza, entrerei nel dettaglio, insomma, delle funzioni anche del TAR Lombardia, dove lei, presso la sede di Milano, svolge le sue funzioni giurisdizionali. E chiaramente è un tribunale molto sensibile alla disciplina economica, visto chiaramente il territorio, tant'è che il TAR Lombardia ha una competenza funzionale specifica delle autorità per l'energia e le reti. Quindi la domanda è, insomma, tutto questo ha cambiato proprio la professionalità del giudice amministrativo e questo giudice ha le competenze, secondo lei, per giudicare le controversie anche in materia economica? Sì, diciamo che quello del rapporto tra l'economia e il diritto amministrativo in realtà è un rapporto antichissimo, se vogliamo. Fabio Merusi nel 2013 scrive un volume sul diritto al tempo delle crisi, un volume che è ancora attuale, purtroppo, e lo intitola Il sogno di Diocleziano, raccontando la storia del famoso editto di Diocleziano che con un provvedimento amministrativo in sostanza vuole fissare i prezzi del mercato. È un'esperienza interessante perché rileva un dato, secondo me, fondamentale del diritto in generale, del diritto del diritto amministrativo in particolare, cioè la tendenza a volere tramite il diritto amministrativo stabilizzare quelle che sono le aspettative. Diocleziano lo faceva tramite un editto, oggi la funzione amministrativa si fa per lo più tramite atti regolatori dell'autorità, quindi è una funzione che tende a stabilizzare il mercato, tende a garantire, come diceva il professor Malinconico, quella parità delle armi degli attori, guardando quindi a un modello quasi processuale, potremmo dire, del mercato, che d'altra parte non è fenomeno economico, ma è noto, come diceva Irti, è un fenomeno di creazione e regolamentazione giuridica.
In questo quindi il compito del giudice amministrativo è fondamentale perché diventa effettivamente colui che verifica che l'arbitro, il regolatore in questo nuovo assetto dei rapporti tra lo Stato e l'economia abbia effettivamente allestito un sistema adeguato che garantisca per l'appunto quella stabilità delle aspettative a cui facevo riferimento citando quell'esperienza di Diocleziano. Da questo punto di vista, certo, la formazione del giudice amministrativo è diversa rispetto al giudice amministrativo classico, come lo si immagina, come lo si può immaginare. Non si confronta solo con gli indizi del provvedimento, ma va a guardare quella che è anche l'attendibilità delle soluzioni. Soluzioni tecniche adottate dall'autorità. Nel farlo, certo, ha bisogno di competenze anche di natura economica, ma da questo punto di vista io condivido quello che è il giudizio espresso dal professor Malinconico. Ormai il giudice amministrativo ha dei poteri istruttori che consentono anche di portare dentro il processo quelle che sono le cognizioni tecniche, al fine poi di verificare che la soluzione adottata sia effettivamente funzionale a quelli che sono gli obiettivi che l'autorità voleva perseguire. Non solo competenze economiche, perché per esempio lei citava la mia esperienza, che è quella dell'autorità dell'energia, lì il giudice amministrativo deve avere anche competenze, diciamo, di tipo matematico, perché molto spesso questi provvedimenti, soprattutto in materie tecniche, si basano su algoritmi, su modelli matematici. Io ho avuto un contenzioso molto rilevante, quello del dispacciamento, dove era da verificare in sostanza la congruità di una formula, di un algoritmo utilizzato per comprendere se l'operatore fosse stato o meno diligente sul mercato. Quindi sicuramente oggi c'è questo ampliamento, diciamo, delle materie che fanno parte del bagaglio del giudice amministrativo, ma credo che lo strumento processuale, anche attraverso il ricorso alle verificazioni, ma anche alle CTU, garantisca di dare delle risposte aderenti a quella che a quello che è il bisogno di giustizia e quindi quell'esigenza finale di stabilità e stabilizzazione delle aspettative degli operatori del mercato. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi. Abbiamo parlato di giurisdizione amministrativa, di concorrenza e mi preme, come fatto appunto dal professor Malinconico in apertura, ricordare la figura del professor Catricalà. Bene, grazie all'avvocato Carlo Malinconico per essere stato con noi. Grazie molte, grazie anche al dottor Cordì che gentilmente ci ha concesso questa opportunità. E chiaramente grazie anche al dottor Lorenzo Cordì. Grazie, grazie a voi e al professor Malinconico che l'ha data a me invece. Bene, grazie di nuovo a entrambi e grazie Grazie. anche ai nostri telespettatori per Grazie. essere stati con noi. Un saluto e alla prossima puntata di Doppio Binario.